Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Flavia e se non l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti nessun contenuto. C'è quest'anta dell'armadio che mi sta dando parecchio fastidio vederla così, vado a chiuderla. Che problema c'hai? Ieri ho fatto un micro shopping che non era assolutamente previsto. Avrei voluto prendere anche dei vestiti, ma abbiamo avuto poco tempo perché siamo state molto tempo dentro a un negozio e avevamo poco tempo per girarlo perché poi dovevamo andare a cena. Ma questi sono dettagli che non mi interessano. Quindi prima di mettere a posto le cose e di spacchettarle, ve le voglio far vedere. Così, un video haul buttato così. Il primo negozio dove siamo stati è Marlou. Allora, la mia amica è entrata. Oh mio Dio, Marlou, entriamo che devo prendere una cosa. Alla fine, una mia amica ha preso tipo quattro cose. Quella che voleva entrare ne ha presa una. Io sono finita a prenderne tre. E non era assolutamente. Oh, che carino, si apre col velcro. Ieri mi hanno dato la busta, no? Mi hanno dato lo scontrino e non sapevo dove metterlo perché ho la borsa piccola, quindi l'ho infilato. Tipo così. Che non mandava di rovinare, pensavo che questa chiudesse, non mandava di rovinarlo subito. E oggi scopro che si apre col velcro. Tutto a posto. Andiamo a prendere le mie cosine. Comunque io non ero mai entrata da Marlou e hanno cose veramente carine a prezzi super accessibili, quindi diventerò una cliente molto affezionata, penso, perché veramente mi piace molto. Ho visto un sacco di cose molto interessanti. Allora, la prima cosa che ho preso è questo anellino con la farfallina. L'ho visto in oro, ma io essendo inverno mi serviva in argento. Come c'era il punto luce rosa, mi piaceva molto e quindi l'ho preso. Mettiamolo subito. È carino, poi c'ho anche questo che è sul rosa. Altro acquisto che ho fatto, ho visto il charm e quindi ho detto vabbè. Prendiamolo, è mio, cioè urla, prendimi, era proprio mio. Il Charm 13, che rimando ovviamente a Taylor. Quindi devo prendere anche un bracciale. Io ho detto, guarda, il mio bracciale caruccio, ma non troppo impegnativo. E quindi mi ha dato anche il bracciale, questo qui, che ora vi mostro. Il bracciale è questo qui, con le perline argentate sempre. E il Charm 13. Urlava Flavia da tutti i pori questo 13. O meglio, urlava Taylor, ma urlava anche Flavia. Ma sono carinissimi i loro bracciali. Cioè, adesso voglio riempirmi il braccio dei loro bracciali perché sono veramente stracarini. E ora ce lo mettiamo. Dopo circa mezz'ora sono riuscita a mettermi il braccialino. Però è carino, dai, è troppo carino. Poi sono passata da Miniso. Allora, io in questo negozio tipo ci passerei le ore perché hanno tutte queste cose un po' kawaii, un po' cute, che prenderesti tutto, cioè letteralmente tutto. Se potessi io prenderei una cosa da ogni scaffale perché mi piace tutto. C'era la collezione di Barbie e quindi ovviamente l'ho presa. Non ho preso tutto, la commessa ci ha provato. Quando ha visto che avevo preso due cose di Barbie, ha detto: ma sai che c'è anche questo? Ma sai che c'è anche questo? Ha fatto sì, io lo so, ma cioè, nel senso, bene tutto, ma. Però ho preso due cose estremamente utili per me. La prima cosa che ho preso è stata questa. È troppo carina. La tazza stile Starbucks da caffè di Barbie in ceramica, quindi che tiene il caldo. Tutta rosa. Cioè, è bellissima. Non vedo l'ora di usarla. Cioè, voglio usarla oggi, però prima andava lavata. Però dovevo mostrarvela, quindi oggi non l'ho usata. Da domani la userò perché è troppo bella. Cioè, non è bellissima. Non è troppo me. Cioè, tipo, io mi ci vedo andare. No, andare in giro no, perché poi non so dove metterla. Però bere il mio caffè. Questa tazza bellissima rosa. Magari i prossimi vlog chiacchierati, mentre bevo la mia bevanda, la bevo con questa. Ma c'è un'altra cosa di Barbie da cui posso bere mentre faccio i miei vlog tutti rosa. È stato bellissimo perché l'ho vista e c'era un'altra bambina, tipo, boh, di 10-11 anni, che chiedeva al padre: la posso avere per favore? Allora c'erano le mie amiche e io alle mie amiche: la posso avere per favore? Perché la volevo. E una ha detto subito no, ovviamente. Tu che ci fai? Ma che? E invece un'altra ha detto sì e io ho dato ovviamente retta a quella che ha detto sì. Tanto comunque la devo comprare io, però era per dire: ditemi se lo posso prendere. Perché è bella, è troppo me, è letteralmente troppo me. Tra l'altro ne volevo una, la volevo prendere su Amazon, ma era sempre rosa, ma non era di Barbie, invece di Barbie è più carina. Non lo so, per me sì. Raga, è troppo bella, cioè lo so, molti ti danno: ma è tutto rosa, ma Barbie, ma. A me piace da morire, cioè io impazzisco letteralmente per questa cosa. Voi non siete pronti? Vi prego, è troppo bella.
Praticamente è una borraccia termica, baratazza termica da casa, ovviamente, perché dove vai in giro con sto mappacione. È termica, quindi l'acqua rimane fredda. Ve la mostro bene. È da 7,50 mi pare di aver letto, ma non ne sono strasicura. No, scherzavo, è da 1600, quindi da un litro e mezzo e poco più. Da 700 è un'altra cosa che ho preso, ma ho dovuto rimandare indietro con Amazon perché è arrivata rotta. Che poi vi mostrerò. Non è che io volete dire, cioè il giorno io metto la mia acqua fresca qua, sono incentivata a bere perché è di Barbie, posso anche girarci così e... Devo ancora capire bene la funzione di questo, che non l'ho capita. Cioè, nel senso, in teoria è il buco per bere, ma in pratica c'è tutto questo scalino che lo impedisce. Io ora non ce la voglio mettere la bocca perché è ancora sporco, però il tempo che l'acqua arriva alla mia bocca è già andata tipo qua, no? Dai, è troppo carina, è troppo bello. Io adesso vado subito a lavarla, subito a sistemarla e ci berrò. C'era anche un cuscino di Barbie che... L'ho visto, ho detto no, questo sul mio letto starebbe troppo bene. Però poi ho detto Flavia, hai una certa età, dai, fai la seria. Però se dovessi tornare a breve da Min, sì, credo che lo comprerò. Insieme alle altre cose di Barbie che la tipa mi proponeva e a cui ho detto, beh, ma forse mi sembra un po' too much. Però scusate, io sono una, tipo, uno dei miei film preferiti è Rivincita delle bionde. Elle Woods, oltre a essere una che ama il rosa, sempre vestita di rosa, che ama le frivolezze, si è laureata anche ad Harvard. Io ora non mi sono laureata a Harvard, perché anche perché non ho i soldi per andare a Harvard. Però questa cosa del se ti piace il rosa, Barbie, tutte le cose gnignigni, sei automaticamente stupida, non è vero. Cioè, a me piace il rosa, io mi farei una casa tutta rosa se potessi, però non, cioè, mi piacciono le cose gnignigni, però non sono gnignigni. Cioè, sono un po' stupida, ma non così tanto. Le mie amiche diranno, tu dici sempre che sei stupida, mo vedi, no, sono stupida, ma... Per alcune cose, vabbè, non c'entra niente, ma parleremo di questo discorso se volete. Se non mi seguite ancora, seguitemi su tutti i miei social, mi vedrete bere dalla mia tazza di Barbie, perché la amo. C'era anche la pentola per fare i waffle con la faccia di Minnie, la volevo, cioè ho detto no, vabbè, pure questa è troppo bella. Però poi ho detto, vabbè, ma cioè io faccio tipo i pancake, non i waffle, scusate, faccio i pancake tipo 3 volte l'anno. Se c'era la B di Barbie l'avevo presa, quindi Min, se avete la pentola con la B di Barbie, mettetela e scrivetemi perché vengo a prenderla. 2 hours later. Nel frattempo c'è un cambio di outfit perché sono uscita, perché mi sono arrivate delle notifiche Vinted che sono arrivati alcuni dei miei acquisti, non tutti, quindi non so se quando arriverà l'ultimo acquisto, perché ne arriva forse solo uno o due, questo video sarà già uscito, nel caso lo inserirò in un haul successivo. Comunque mi sono arrivate delle cosine troppo carine. La prima cosa che mi è arrivata sono queste ballerine di Tory Burch. Allora, dalle foto sembravano più rosa, il rosa proprio mio, quel rosino chiaro Barbie. In realtà sono salmone, bene lo stesso, però io le avevo prese perché erano rosa e ci avevo già pensato degli outfit con dei vestiti rosa. Non è che questo salmone stoni, però se riesco vi faccio vedere una foto di come si presentavano e sì, lo so, potevo fare di corso, ma comunque mi piacciono, quindi va bene lo stesso, va bene lo stesso. Poi vi ricordate il piumino che avevo perso sul treno della Romagna e non si è mai più trovato? Ecco, ne ho trovato uno simile, ovviamente quello uguale al mio, bello, infatti pure questo. Quel rosa non lo troverò mai più, penso. Continuerò la ricerca, ma non lo troverò mai più, però ne ho trovato uno simile. Sembrava più chiaro anche questo, ma il 100 grammi rosa. Vediamo com'è. L'ho appena ricevuti, quindi, cioè, ricevuti, presi, quindi non ho controllato ancora niente. Li volevo troppo, li avevo visti addosso a una creator e mi piacevano troppo e l'ho cercato su Vinted, perché io prima cerco le cose su Vinted, poi se non le trovo le cerco nei negozi. Shorts bianchi di Ralph Lauren con il loghino qua. Mi piacciono troppo, spero che mi entrino, perché li vedo un po' piccoli. Ultima cosa, questo top di Zara. Ovviamente rosa, ha anche un rinforzo interno, quindi tiene un pochino sul seno. Mi piace tantissimo, lo volevo in realtà un rosa più chiaro, però questo passava il convento, in negozio non c'era, mi devo accontentare di questo rosa qui. Anzi, se qualcuno di voi vende cose rosa chiaro, mi scriva che se so della mia taglia e mi interessano li prendo. Spero che queste cose vi siano piaciute, mi raccomando, se non l'hai già fatto iscriviti, lascia un like di supporto, fammi sapere
cosa ti è piaciuto, fammi sapere se trovi o vedi cose rosa su Vinted che io le vado a prendere. Grazie di aver visto il video e noi ci vediamo al prossimo video.